Stamattina i milanesi si sono svegliati, hanno trovato la primavera ma anche delle palme. Prima impressione? Ci siamo risvegliati e sembra di essere al mare, sembra di essere in una città di mare. Ad agosto, quando ci saranno 40 gradi, ci saranno delle palme in Piazza Duomo, cosa succederà? La gente verrà con le sdraio e gli ombrelloni qua in Piazza Duomo? Perché no, mangeremo il gelato sotto le palme in Piazza Duomo. Mi sembra... Diciamo che... Ad agosto a Milano con le palme ci si sentirà un po' come al mare in un'isola caraibica. Sentiremo in vacanza. Dà un tocco così di esotico, tanto è un'installazione momentanea, quindi come mettere un quadro diverso, una scultura diversa in una stanza, eccetera, carino. Non danno un'aria più esotica, sembra di essere a Miami? Assolutamente no, siamo in Piazza Duomo, quindi la storia ci insegna che siamo in Piazza Duomo dove c'è un grande Duomo, una Madonnina e le palme non c'entrano niente. Qualcuno dice che vogliono trasformare Milano in un'isola caraibica. Non lo so come si può fare, manca il mare. Manca il mare, quindi ha messo le palme a Milano però manca il mare. Se ci portassero anche il mare potremmo anche tentare di fare questo esperimento. Tra questo palazzo e le palme mi sembra di essere a Palermo. Quindi Milano più che imitare i Caraibi vuole imitare Palermo? Ma per me sì, il Duomo, la piazza rappresenta proprio Milano, il nostro cuore. Cosa c'entrano col cuore di Milano delle palme e dei banani? Io da sola non riesco a capirlo. Dovrebbe spiegarmelo qualcuno. Lei è in ansia perché aspetta i banani? Assolutamente sì, sì sì, io li voglio i banani. Questo è proprio il cuore della città, quello che identifica un po' la cultura, la storia milanese. Mettere le palme proprio qua mi pare veramente sbagliatissimo. Cioè questo non è un, come dire, multiculturalità. Cioè non puoi metterci nei pizzoccheri i datteri e il cumino, viene una gran porcata. Mettere le palme in Piazza Duomo è come mettere il cumino e i datteri nei pizzoccheri. Esattamente, esattamente. Ma ad agosto, quando ci saranno 40 gradi, secondo te la gente sarà invogliata con queste palme a venire con ombrellone e sdraio a prendere un po' di sole? Beh, io sicuramente vengo, sarò qua anche ad agosto a lavorare, in pausa pranzo porterò un ombrellone e le sdraio. Ok, quindi ci rivediamo qua ad agosto, a Ferragosto, tu che lavori in pausa pranzo con ombrellone e sdraio. Va bene, facciamo il 16, il 15 sono in ferie ma il 16 ci sarò.